Mi chiamo come si caga addosso la gente, oh. Bentornati sul mio canale con questa musica metal, vi saluto. La scorsa missione abbiamo fatto fuori la gang di Billy. Anzi no, che dico, come si chiamava, cazzo? Non è Billy, Brian, scusate. Mi ricordavo che iniziasse con B. Oggi siamo qui con una nuova missione. Andremo sempre da Jim. Ovviamente prima di tutto il vostro like, il vostro supporto, la vostra iscrizione, il vostro tutto. Siamo veramente, posso dirlo, agli sgocciolini di questa storia. E poi dopo andremo a The Ballad of Gay Tony. Siamo più o meno ai tre quarti della storia, to. Dove devo andare per il gym? Ah beh, è vicino. L'altra volta era molto più vicino, questa volta invece ho deciso di scampagnare e allontanarsi un pochino da noi, vabbè. Ce ne faremo una ragione. Mi chiamo come si caga addosso la gente, oh. Eccoci qui. Bad standing. Gentlemen, Johnny, you remember Ray, right? Yeah, how you doing? How am I doing? I got the feds all over me. I got a boss with a paranoid wreck, and I got a guy above me in the food chain with a brain like an overcooked artichoke. Things are great. Yeah? Sounds like shit to me, but whatever. So, why are you here? I heard you boys is having a little internal dispute. Well, where'd you hear that from? From Ashley. You friends with Ashley? Everybody's friends with Ashley, tough guy. No. You know, she's a good kid, though. Peso. Pesissimo. Ray told us with Brian. Yeah. Oh, yeah, where? Oh, Ray Boccino, è vero. Ecco perché ci stavo pensando a che faccia fosse. Era Ray Boccino questo. È vero, perché anche quando c'era Nico nel ristorante parlava con Ashley, è vero. I don't give a shit. A bunch of grease monkeys want to have an all-out gangbang being my guest. You're all adults. Sorta. But right now, I need calm. Billy's on the inside. I need a steady flow of merchandise. So it's in my interest to see the you boys calm things down. End this little squabble. Get back to work. See you later. Yeah, see you later, yeah, Ray. Bye, buddy. So what do you think, Johnny? I think that guy makes my skin crawl. Now that you mention it, so does Brian. Right now, he's our problem. God damn it! Brian was my brother. Yeah, he was, but so were a lot of people. I don't feel like that shit means too much anymore. So? So I'm gonna go pay Brian a visit. And see just what that fat fucker's problem is. See you all later. Questa canzone non si parla, lo dico sempre. Especially due to the fatigue and alcohol abuse that often accompanies taking home a large, needy girl from the bar late at night.
Dove dobbiamo andare? Ah, verso la prigione, ok. O come lo chiamo io, l'isolotto, perché tipo... è un isolottino quello, guardatelo. No, non questo. Possiamo chiamarlo così perché... in realtà è il porto. Nudo e crudo, lo chiamo l'isolottino perché... c'era tipo una piccola isola staccata da Alderney. Al GTA 5 più o meno il porto è fatto molto similmente. Comunque eccoci qua da Brian. Vita completa, non dovremmo avere problemi. L'ho detto, eh. Ecco, Brian è sicuro nel rifugio. Già si parte male. Elimina Brian. Classica missione di GTA. Tipo, non c'è un modo per attirarlo alla finestra? Se lo chiamassi, che succede? Mi ingegno. No. Tipo, sarebbe bello attirarlo alla finestra e cominciare a sparare. Invece faremo le cose in maniera poco ortodossa. Ha ammazzato qualcuno? No. No, dove cazzo? No. Vabbè. Male estremi, estremi rimedi, zi. Sto qua non ha neanche sofferto. 30 colpi sono pochi. Ha avuto anche tempo di sparare? Però mi devi cambiare più velocemente, zio, eh. Che bello appartamento, tutto un labirinto. C'è uno nel bagno. No, scherzo. Ah, ok, ce l'ha su. Grazie. Tre sono qui. È un colpo solo. Che pistola di merda che hanno inventato, però. Sì, ho capito che Johnny è qui. Ha capito anche lui. You were brothers, no you are. Boom.
Cioè, era così semplice trovarlo. Ditemi che è un nuovo rifugio questo. Vi prego. Troppo figo. Jonathan, where's Brian? Halfway to hell, my brother. We don't need to worry about that little fucker pulling nothing. Good to know. I'll stop looking over my shoulder. Well, until Billy gets out of prison at least. Stay in touch. Va bene, allora. Non ci danno la casa, non ci ho sperato. Torniamocene a quella vera. Qualcosa mi ricordavo per forza. Me lo ricordavo, ragazzi. Non era una casa che... mi sembrava la prima volta di averla vista. Lo sapevo. C'avevo questa sensazione, giuro. Meglio, più vicina. Cioè, almeno adesso è più vicina. E perché gli sbirri sono davanti a casa mia? Fuori dal cazzo. Ashley, what is it this time? Hey, Johnny boy, it's nothing. I mean, it's something, but it ain't like you think. I need you to meet a friend of mine, Ray Buccino. Oh, merda. What are you doing with him? We're not doing nothing, Johnny. Nothing we ain't supposed to. I need you to meet him, is all. We're over at Drusilla's in Little Italy. Can't wait to see you, baby. Ah, Drusilla, ovvio. Ovvissimo, Drusilla's. Ci andava spesso Nico. Posto per salvare è questo, giusto? Yes. Non abbiamo mai cambiato i vestiti a Johnny. Fantastico. E ragazzi, io qui vi saluto. Lasciate like al video. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo per la prossima missione. Da Adri è tutto. Un bacione. Ci vediamo con la prima per Ray Buccino. Comunque, adesso ho capito cosa potevo fare. Potevo andare là e chiapparlo col cecchino.